benvenuto nel mio canale, benvenuto anche nel meraviglioso mondo della lievitazione naturale, perché se sei qui e stai guardando questo video vuol dire che hai deciso di creare da zero il tuo lievito madre, ed è un'ottima idea, perché con il lievito madre scoprirai un mondo meraviglioso ed inizierai a sfornare meraviglie. Quindi partiamo insieme, adesso ti spiegherò per filo e per segno come si crea il lievito madre partendo da zero. Solo due cose prima di iniziare. La prima cosa che voglio dirti è che il mondo della lievitazione naturale è un mondo molto vasto, ci sono moltissimi modi diversi per creare il lievito madre, ci sono moltissimi metodi diversi per gestirlo e per usarlo nelle ricette, ciascuno lo personalizza, trova il suo modo, ci sono tanti segretini e tanti trucchetti. Proprio per questo, perché c'è una vastità enorme di informazioni diverse l'una dall'altra, io ti consiglio di scegliere un metodo, di scegliere una persona da seguire e poi di seguirla fino alla fine, almeno finché avrai finito di creare il tuo lievito e avrai capito come si utilizza. All'inizio, se stai muovendo i primi passi in questo mondo, saltare da un metodo all'altro non farà altro che confonderti le idee, quindi ti consiglio di scegliere una strada e seguire quella. Che sia la mia oppure quella di qualcun altro non importa, però scegliene una, quella che ti convince di più, e poi seguila fino alla fine. Ti dico ancora un'ultima cosa e poi inizieremo a mettere le mani in pasta. Tutti gli step che vedrai tra poco nel tutorial, che dovrai seguire per creare il tuo lievito madre, io li ho anche scritti qui sotto nell'info box, così se ti perderai tra una cosa e l'altra avrai comunque uno schemino chiaro e semplice da seguire, scritto qui sotto nell'info box di questo video. Trovi anche la descrizione di come si crea il lievito madre e come si gestisce in questo libro. Questo è il mio libro dedicato al lievito madre, che si chiama Lievito Madre Consigli e Ricette. Qui sopra troverai descritto esattamente come si crea il lievito madre partendo da zero, come si utilizza negli impasti, e troverai una serie di ricette base per iniziare ad utilizzarlo. Se per caso volessi ordinare questo libro, trovi il link di Amazon nella descrizione di questo video. Ho parlato anche troppo, quindi direi di cominciare. Mettiamo le mani in pasta e creiamo da zero il nostro lievito madre. Ci servirà una bilancia, una ciotola, un cucchiaio, dell'acqua. L'acqua che useremo in questa ricetta dovrà essere dell'acqua leggermente intiepidita, va benissimo l'acqua del rubinetto. Potete accendere il rubinetto facendo uscire l'acqua calda e metterla in un bicchiere. Tenetela qui accanto a voi, dopo vi dirò bene i grammi esatti che vanno aggiunti alla ricetta. Prepariamo anche del miele accanto a noi, oppure in alternativa del semplice zucchero semolato. E l'ultima cosa che ci serve è la farina. Mettiamo nella ciotola 100 g di farina. Qui è molto importante capire qual è la farina giusta per iniziare, per creare il nostro lievito da zero. Allora, io vi consiglio di utilizzare per crearlo e anche per mantenerlo successivamente una farina di tipo 0 con proteine diciamo 11, 12 o 13. Per capire quante proteine ha una farina dovete girare il sacchetto e andare a leggere le classiche tabelline con i valori nutrizionali. Come vedete, queste sono le proteine e qui ci sono proteine 11. Perché vi sto dicendo di usare una farina 0? Utilizzando una farina di tipo 0, che quindi non è né troppo raffinata né integrale, avrete un lievito madre neutro che potrete usare tranquillamente per tutte le vostre preparazioni. Io già so che mi chiederete: posso usare un altro tipo di farina per crearlo? La risposta è sì. Allora, per esempio, potete usare tranquillamente una farina di tipo 00, che è quella più comunemente venduta nei supermercati. Potete anche usare una farina di tipo 1, quindi una semi integrale. Proprio nella fase di creazione io vi sconsiglio le altre. Potete utilizzarle, potete anche fare il lievito madre con le farine integrali, con altri tipi di farina, però sarà più difficile per farlo partire. Quindi, almeno per creare il vostro lievito madre, io vi consiglio di utilizzare una farina di tipo 0, come vi dicevo, con 11, 12 o 13 di proteine. Così lo potrete creare e poi magari successivamente la cambierete, però per il momento vi consiglio di usare questa. Se ne trovate una di buona qualità sarebbe meglio.
magari una farina biologica macinata a pietra. Se diamo un buon nutrimento al nostro lievito madre, lui ci ringrazierà, sarà contento e funzionerà meglio. Quindi scegliamo la nostra farina con cura e poi partiamo. Un'ultima raccomandazione, è importante utilizzare sempre la stessa, soprattutto all'inizio, quando lo stiamo creando, iniziamo e facciamo tutta la procedura utilizzando la stessa farina. Quindi magari andate al supermercato, trovate la farina giusta, compratene 2 o 3 pacchi, così sarete sicuri di non finirla a metà del procedimento. Ok, detto questo, partiamo. Mettiamo quindi in una ciotola 100 g di farina. Aggiungiamo a questa farina 50 g di acqua appena tiepida di rubinetto. Inseriamo poi un cucchiaino di miele oppure un cucchiaino di zucchero. E poi iniziamo a mescolare utilizzando il cucchiaio. Vi faccio vedere una tecnica che uso io, che consiste nell'utilizzare il dorso del cucchiaio schiacciandolo sulle pareti della ciotola. In questo modo, in brevissimo tempo, la ciotola sarà pulita. Come vedete, piano piano l'impasto inizia a staccarsi e a pulire la ciotola. Ok, quando tutti quanti gli ingredienti saranno amalgamati, potremo iniziare ad impastarlo con le mani sul piano di lavoro. Lavoriamolo a lungo, cerchiamo di amalgamare bene i nostri ingredienti. Quando tutti gli ingredienti saranno amalgamati, andiamo a formare una palla. Eccola qui. Mettiamola in una ciotolina. La scelta della ciotolina è importante, considerate che presto il nostro lievito comincerà ad aumentare di volume, quindi non prendiamo una ciotolina troppo piccola, ma prendiamo comunque una ciotolina che possa ospitare la lievitazione del nostro lievito. Ok, dopo aver messo, la pallina dentro alla ciotola, con un coltello andiamo a fare un'incisione a forma di croce. Eccola qui. Andiamo poi a coprire la nostra ciotolina con della pellicola. Mettiamo un elastichino per tenerla ferma, in questo modo. Con uno stuzzicadenti andiamo a fare dei buchetti, ecco qui, perché il nostro lievito all'interno deve respirare. Adesso mettiamo il nostro lievito al calduccio. Che cosa intendo per calduccio? Allora, se siamo in estate possiamo lasciarlo tranquillamente a temperatura ambiente. Magari scegliamo uno scaffale della nostra cucina e sarà sufficiente il caldo dell'aria, quindi la temperatura calda dell'estate, per far fermentare il nostro lievito madre. Se siamo invece in inverno, approfittiamo dei termosifoni. Quindi avvolgiamo la nostra ciotola in una bella sciarpa di lana e mettiamola accanto ad un termosifone, oppure accanto ad una stufa, oppure vicino al caminetto. Insomma, cerchiamo un punto caldo della nostra casa dove tenere la nostra ciotolina al calduccio. Nelle stagioni intermedie, quindi quando non c'è troppo sole e quando non abbiamo neanche i termosifoni accesi, se non sappiamo come fare, potremmo per esempio scegliere la camera più calda della nostra casa. Per esempio, se avete una veranda oppure se avete una stanza con una finestra che riceve molto sole, ecco, mettiamo lì la nostra ciotolina, magari avvolta da una sciarpa, così riceverà un po' di calduccio ed inizierà a fermentare. Ok, quindi scegliamo il metodo che preferiamo in base alla stagione e alle possibilità che abbiamo al momento in casa e mettiamo al calduccio la nostra ciotolina. Dovrà rimanere lì per 48 ore, quindi per 2 giorni. Eccomi tornata ed ecco come si presenta l'impasto che ho fatto 2 giorni fa. Quindi sono passate 48 ore da quando ho preparato la mia pallina. In queste 48 ore io l'ho tenuta coperta con una sciarpina in una veranda che ho in casa che è molto calda la mattina e vicino ad un termosifone acceso il pomeriggio. Grazie a questo calore e grazie alle reazioni chimiche che naturalmente avvengono tra acqua, farina e zucchero, il mio impasto ha cominciato a fermentare ed ecco qui è già lievitato. Come vedete, è cresciuto moltissimo. Adesso potrebbe invece capitare che dopo 48 ore voi troviate il vostro impasto così come l'avete lasciato. Può capitare, non vi preoccupate, non buttate via tutto perché è assolutamente normale. Questo dipende soprattutto dalla temperatura che c'è in casa. Infatti, in estate è molto più facile far nascere i lieviti. In inverno, quando fa freddo, è un processo che avviene un po' più lentamente.
Quindi quello che voi potreste trovare dopo 48 ore è un lievito come questo, quindi un impasto lievitato, oppure un lievito così come lo avete lasciato, oppure potreste trovare un lievito con una parte sopra un po' indurita, con una crosta che sia un po' seccata nella parte superiore. Non vi preoccupate assolutamente, procedete esattamente come farò io. Adesso dovremo fare il nostro primo rinfresco. Il rinfresco che cos'è? Il rinfresco è il processo di attivazione del lievito madre. Noi nutriremo il nostro lievito madre dandogli acqua e farina nuova. Faremo un nuovo impasto, ma adesso vi farò vedere bene come si fa. Per farlo nascere dovremo poi ripetere questi rinfreschi una volta al giorno per 4 giorni consecutivi e poi 2 volte al giorno per 2 giorni consecutivi. Non vi preoccupate perché una tabella precisa con tutti i rinfreschi da fare ve l'ho comunque scritta nella descrizione di questo video, qui sotto nell'info box. Allora procediamo, innanzitutto leviamo la pellicola così vi faccio vedere cosa, com'è dentro, guardate un po', questo qui sta diventando lievito madre. Buttiamo via la pellicola appiccicosa. Vi ripeto, non vi spaventate se quello che trovate nel vostro contenitore è diverso da quello che state vedendo qui. Il mio è già una massa di impasto appiccicoso e filante, come vedete qui. Questi filamenti che vedete non sono altro che il glutine. Infatti l'acqua e la farina sviluppano la maglia glutinica, così si chiama. E il lievito madre è normale che abbia questa consistenza appiccicosa e molto elastica. Anche se il vostro fosse duro, come vi ho già detto, non vi preoccupate. Adesso procediamo con il primo rinfresco. Come abbiamo fatto l'altra volta, mettiamo una ciotolina su una bilancia, azzeriamo la tara e adesso preleviamo dal nostro impasto 50 g di lievito e mettiamoli dentro al nostro contenitore. Guardate com'è filante, guardate come fila! È già bello appiccicoso ed è normale che sia così. Allora, eccolo qui, mettiamolo dentro la ciotolina. Controlliamo che siano 50 grammi, no, sono troppi, quindi li vado a togliere. Ecco fatto. Tutto questo impasto che è avanzato purtroppo lo dobbiamo buttare. Finché il lievito non sarà nato e non sarà maturo, questa parte qui, quella di scarto, che si chiama esubero, bisogna buttarla via perché è molto acida e non è buona per essere utilizzata nelle ricette. Successivamente, quando invece il lievito sarà maturo, la parte di scarto che rimane dentro la ciotola, quando lo rinfrescate, la potrete utilizzare per le ricette. Quindi lo spreco di farina non ci sarà, non vi preoccupate. Purtroppo soltanto in questa fase di nascita, diciamo, lo scarto va buttato via. Ok, quindi mettiamo 50 g di lievito dentro la ciotolina. Aggiungiamo la metà di acqua, quindi 50 di lievito, 25 di acqua e adesso andiamo a sciogliere il lievito con una forchetta oppure con le mani, come preferite voi. Man mano che lo andremo a sciogliere vedremo formarsi una schiumetta, vedete queste bollicine? E questo è un buonissimo segno perché significa che si sta attivando la lievitazione. Se il vostro lievito invece si presentasse indurito, come vi ho detto prima, perché questo potrebbe succedere, mettete nella ciotolina 50 g di impasto, ma dovete prenderlo nel cuore, quindi togliete la parte sopra dura, prendete soltanto quello che c'è nel mezzo, quindi il cuore del vostro impasto, e da lì ricavate 50 g, mettetelo nella ciotolina e proseguite nello stesso modo. Quindi 50 di lievito e 25 di acqua. Ok, guardate quante bollicine si stanno formando. Perfetto, adesso andiamo ad aggiungere in questa ciotolina 50 g di farina, mi raccomando la stessa che abbiamo usato per il primo impasto. Ecco fatto, e adesso andiamo a mescolare bene, prima con la forchetta dentro la ciotola o con il cucchiaio e poi dopo con le mani sul piano di lavoro e andiamo a formare di nuovo una pallina di impasto. Allora, scusatemi se sono ripetitiva, però queste cose le dovete memorizzare bene. Il rinfresco del lievito madre si farà sempre in questo modo. Dovete mettere in una ciotola una quantità di lievito, la stessa quantità di farina e la metà di acqua. Quindi in questo caso 50 di lievito, 50 di farina e 25 di acqua. Quindi impastiamolo bene, mi raccomando, perdiamoci un pochino di tempo. Stiamo facendo nascere un lievito, mica stiamo facendo un impasto normale, quindi cerchiamo di avere la massima cura in tutti questi passaggi.
Ok, una volta che l'impasto sarà, come vedete, omogeneo, liscio, senza grumetti, andiamo a formare una bella pallina e a riporlo in un contenitore. L'altra volta abbiamo usato una ciotolina qualsiasi, questa volta invece cominciamo a cercare il contenitore giusto per fare questa operazione. Quale contenitore è giusto usare per far lievitare il nostro lievito madre, adesso che sta nascendo e dopo quando lo conserveremo? Se dovete trovare qualcosa velocemente in casa, io vi consiglio di utilizzare questi qui, che sono i bricchi del mini pimer, per capirci, che di solito hanno una sezione cilindrica con le pareti perpendicolari al piano. Questa cosa qui è utilissima perché noi andremo a mettere il nostro impasto all'interno di questi contenitori, lo schiacceremo un pochino con le mani, faremo sopra un taglio a croce come quello dell'altra volta, lo andremo a coprire con la pellicola bucherellata come abbiamo fatto l'altra volta, ma da adesso e per tutti i rinfreschi che faremo durante la creazione e anche successivamente dovremo utilizzare due elastichetti, uno per tenere la pellicola e il secondo per segnare esattamente il livello del lievito. È per questo che vi sto facendo usare un contenitore con le pareti dritte perpendicolari al piano. Se noi usassimo una ciotola rotonda non potremo capire bene quando il nostro lievito raddoppia di volume. Capire quando il nostro lievito raddoppia, scoprirete che sarà molto molto importante, perché dovremo valutare quando arriva a questa altezza per poterlo usare poi negli impasti. Comunque adesso questo non ci interessa perché dobbiamo solo farlo nascere, però fin da adesso vi dico che utilizzare un tipo di contenitore così è l'ideale. Quindi mettiamo all'interno il lievito, schiacciamolo bene e segniamo con un elastichino il livello del nostro lievito madre. Se non avete questo tipo di contenitore, andrà benissimo anche un barattolo riciclato della marmellata. Potete usare un qualsiasi barattolo di vetro, va benissimo. La cosa importante è che non abbia una larghezza troppo ampia. La cosa ideale sarebbe trovare un contenitore che abbia una circonferenza il più simile possibile alla larghezza della pallina di impasto che avete appena fatto. Quindi andrebbe benissimo questo, per esempio. Non va bene questo perché è molto molto largo. Se l'impasto si trova stretto dentro le pareti del barattolo, sviluppa una grande forza perché deve alzarsi in verticale, diciamo, perché deve salire in altezza. Quindi se noi lo stringiamo dentro un barattolo della misura giusta, lo aiuteremo a svilupparsi meglio, a farsi i muscoletti, come dico io. Ok, quindi scegliamo il barattolo giusto, mettiamolo dentro come vi ho appena spiegato e adesso rimettiamolo al calduccio per 24 ore. Tutto questo procedimento dovrete ripeterlo ogni giorno per 4 volte, quindi per 4 giorni consecutivi. Adesso quindi anch'io andrò a riporre al calduccio il mio lievito nascente e fra 24 ore ripeterò il rinfresco. Eccomi tornata, dopo 24 ore il lievito si presenta così. Come vedete avevo messo qui un elastichino ed è più che raddoppiato, è quasi triplicato. Però se il vostro lievito non dovesse partire, vi ripeto ancora una volta, non vi allarmate. Procedete con questi rinfreschi giornalieri per 4 giorni e non abbiate paura. Adesso piano piano comincerà anche il vostro a crescere e poi a raddoppiare di volume. Ok, procediamo con il rinfresco. La parte sopra la scartiamo, come vedete è molto appiccicoso. Mettiamo 50 grammi nella ciotola, magari aiutiamoci con un cucchiaio. Aggiungiamo 25 di acqua, come abbiamo fatto ieri. Sciogliamo bene il lievito con la forchetta. Ecco le bollicine, il lievito si sta attivando. Aggiungiamo 50 grammi della solita farina e andiamo a mescolare bene, prima nella ciotola e poi sul piano di lavoro. Se dovesse presentarsi troppo appiccicoso, come è in questo caso, vedete, è un po' troppo appiccicoso, non riesco a lavorarlo con le mani senza restare appiccicata. Quindi andiamo ad aggiungere un filino di farina, il minimo indispensabile per rendere il nostro impasto di una consistenza ideale per essere impastato e lavorato con le mani. Non ne aggiungete troppa, ma solo quella che serve per avere un impasto come questo, morbido e liscio. Impastiamo bene, facciamo una pallina, dopodiché buttiamo il lievito in eccesso, perché vi ricordo che in questa fase di creazione l'esubero, che è questa parte qui dentro, non si può utilizzare perché è ancora molto acida.
Laviamo poi bene il barattolo solo con acqua calda, asciughiamolo bene, riponiamo la pallina all'interno, pigiamo un pochino, facciamo poi il taglio in superficie, andiamo a chiudere il nostro barattolo con la pellicola, sempre bucherellata, mi raccomando. Io utilizzo sempre la stessa di pellicola, così non spreco troppa plastica. Dopodiché andiamo a posizionare l'elastichetto nel punto giusto e rimettiamo il nostro lievito al calduccio. Ok, questa operazione, senza che ve la faccio vedere di nuovo, va ripetuta, quindi abbiamo detto per 4 giorni, una volta al giorno. Quindi il primo rinfresco va fatto dopo 48 ore e poi vanno fatti 4 rinfreschi ogni 24 ore. Ci vediamo qui dopo questi 4 rinfreschi. Adesso vi voglio dire, durante questi giorni di rinfreschi giornalieri, che cosa succede al vostro lievito. Allora, facciamo varie ipotesi. La peggiore delle ipotesi è che il vostro lievito non lo vedete proprio muoversi per niente. In quel caso significa che il lievito non è ancora partito, però io vi dico che se il rinfresco lo fate bene, se avete seguito alla lettera tutti i miei consigli, quindi se avete tenuto al calduccio il vostro lievito, se procedete nella maniera corretta, dopo 4 giorni di rinfreschi fatti ogni 24 ore, quasi sicuramente il vostro lievito partirà. Però qualcuno che mi guarda adesso potrebbe invece essere nella situazione per la quale il lievito non gli è proprio cresciuto. Se così fosse, a te che mi ascolti, continua a rinfrescarlo ogni 24 ore finché non lo vedrai lievitare. Invece nella maggior parte dei casi voi noterete che piano piano voi mettete il lievito, per esempio, a questa altezza e quando lo andate a rinfrescare dopo 24 ore lo trovate raddoppiato, ancora meglio triplicato di volume. Ok, di solito con il passare dei giorni avviene questo, quindi il lievito voi lo mettete che sta a un certo livello e quello raddoppia, triplica, cresce, inizia ad attivarsi e a lievitare. Questo è del tutto normale. Vi voglio anche far vedere un'altra ipotesi. Se voi trovate il vostro lievito così, guardate un po' come sta. Guardate, vedete? Questo qui in gergo lievitese si dice lievito collassato. E adesso vi spiego anche che cosa significa. Ve lo sto facendo vedere perché vi voglio tranquillizzare. Ci sono persone preoccupatissime che magari mettono sul gruppo Facebook delle foto del loro lievito in queste condizioni e mi dicono: Valentina, oddio, l'ho ucciso, che cosa è successo? Vi tranquillizzo. Se trovate il vostro lievito così vuol dire soltanto che è collassato, cioè ha fame. Il lievito, infatti, noi lo mettiamo nel barattolo e, come vi dicevo prima, ha una certa altezza che noi segniamo con l'elastico. Dopo un tempo X il lievito raddoppia di volume, poi triplica di volume, guardate, era arrivato fino a qui probabilmente, dopodiché finisce la sua lievitazione e vorrebbe dell'altra pappa. Però, visto che io non gliela do perché lo voglio rinfrescare ogni 24 ore per seguire bene tutta la procedura, il lievito affamato comincia a collassare, quindi riscende di volume. Quindi appena rinfrescato ha una certa massa, poi raddoppia, poi triplica e poi inizia a collassare. Se fosse un lievito maturo, quindi se fosse un lievito fatto già da tanti mesi, da tanti anni, terrebbe la sua lievitazione più a lungo. Visto che il nostro lievito è ancora debole perché lo stiamo creando adesso, gli basta poco tempo, cioè tiene poco tempo quel livello che ha raggiunto durante la lievitazione e poi inizia subito a collassare. Per questo lo trovate così. Se questo dovesse succedere, non vi preoccupate assolutamente, voi procedete comunque con i vostri rinfreschi giornalieri nel modo solito che avete usato fino adesso. Semplicemente quindi andate a togliere la parte sopra e andate a prendere il cuore del vostro lievito, i soliti 50 grammi, andate ad aggiungere 25 grammi di acqua e 50 di farina, o poco di più se è molto molto appiccicoso, e procedete con i soliti rinfreschi. Passati i 4 giorni di rinfreschi giornalieri si passa alla fase successiva. Per chi appunto non vede ancora muoversi il lievito, continuerà ancora per qualche giorno finché non lo vede lievitare, e poi anche voi potrete passare alla fase successiva. Adesso vi spiego che cosa dovete fare dopo. Quello che dovete fare passati questi 4 giorni è rinfrescare, invece che una volta al giorno, 2 volte al giorno per 2 giorni, quindi una volta la mattina e una volta la sera. Procediamo quindi in questo modo, facciamo questi 2 rinfreschi giornalieri per 2 giorni e ci rivediamo qui con i nostri lieviti finalmente pronti. Eccomi tornata, ho completato anche questi ultimi 2 giorni con i rinfreschi da fare 2 volte al giorno. Adesso vi faccio vedere come si presenta il mio lievito madre dopo tutti questi giorni di lavorazione.
mi raccomando, tenete d'occhio il vostro lievito e controllate in quante ore raddoppia di volume dall'elastichino che dovete porre sul livello del lievito quando lo inserite dentro al vostro barattolo. Se il vostro lievito riesce a raddoppiare di volume in 4-5 ore, il vostro lievito sarà pronto. Ok, adesso, visto che il mio raddoppia in 4-5 ore, può considerarsi un lievito nato, quindi vi faccio vedere come si presenta. Eccolo qui. Allora, innanzitutto vi voglio far vedere, prima di farvi vedere l'interno, vi voglio far vedere di profilo. Vedete questi buchini? Questi qui sono gli alveoli che nascono quando il lievito poi inizia a lievitare. Più il lievito è maturo, più il lievito è in buono stato e più questi alveoli si apriranno e li vedrete crescere nel vostro barattolo con il passare dei mesi. Se infatti io prendo Valentino, che è il mio lievito madre, quello che uso da anni per le mie ricette, guardate un po' che differenza. Guardate un po' che alveoloni, guardate che bello, ok? Ok, adesso vi voglio anche far vedere come si presenta all'interno il lievito appena nato e la differenza che c'è con un lievito invece maturo. Allora, eccolo qui, eccolo qua, adesso forse non si vede bene, però è bello spugnosetto, vedete? Però ancora non è, è ancora un po' appiccicosino, lo faccio vedere meglio. Vedete, è ancora un pochino appiccicoso e non tanto elastico rispetto ad un lievito maturo che adesso vi mostro. Un lievito maturo invece com'è all'interno? Eccolo qua. Vedete? È una specie di spugna, diciamo, non è più appiccicoso come l'altro. Adesso lo vedete anche di due colori diversi, perché io per rinfrescare questo ho usato una farina di tipo 1, quindi una semi integrale, quindi è leggermente più scuro come colore. Perché vi voglio far vedere queste differenze tra un lievito appena nato e un lievito maturo? Perché effettivamente, anche se voi avete fatto tutta la procedura dei 9 giorni e avete fatto nascere il vostro lievito, ancora non è maturo come un lievito creato da tanti anni o comunque da diversi mesi. Quello che vi voglio dire è che i risultati che otterrete con un lievito appena nato non saranno gli stessi che poi otterrete fra un po' di mesi, quando sarà maturato per bene. Quindi non vi scoraggiate se le prime volte che fate il pane o le prime volte che lo usate ancora non vi darà i risultati ottimali. Dopo questi 9 giorni, infatti, il vostro lievito è nato, scegliete un nome, dategli il nome perché si usa così, però io vi consiglio di continuare a fare dei rinfreschi, continuate quindi a rinfrescarlo ogni giorno fino alla fine di un mesetto, ecco, se voi continuate per 15-20 giorni ancora a rinfrescarlo giornalmente, sicuramente e avrete pazienza di aspettare, diciamo, la fine del mese da quando avete iniziato a crearlo, senz'altro avrete dei risultati migliori rispetto a quelli che otterrete usandolo subito. Io vi dico la verità, quando ho creato il mio lievito madre da zero, dopo i primi 9 giorni, cioè subito appena è nato, ho voluto provarlo subito e sperimentare, e potete farlo anche voi, però all'inizio ha un retrogusto acidino, il pane che fate è un po' compatto perché non ha ancora tanta forza per far sviluppare il pane, per farlo aprire e farlo diventare leggero. Quindi adesso sì, potete dire che il vostro lievito è nato, però il mio consiglio è quello di continuare a rinfrescarlo ancora per altri 15-20 giorni, quindi arrivare più o meno ad un mesetto, ecco, dopodiché iniziate ad utilizzarlo. Adesso che il vostro lievito è nato, potete iniziare ad utilizzare l'esubero, che sarebbe quella parte di scarto quando lo rinfreschiamo. Per utilizzare l'esubero ci sono un sacco di ricette anche sul mio canale, le trovate qui sopra nella pallina che si accende e sotto nell'info box c'è proprio una playlist che si chiama Esubero ricette, e c'è anche la spiegazione di che cos'è l'esubero sul mio canale, ok? Così vi spiego bene che cos'è, come si usa, tutte le ricettine per usarlo. Se invece volete sapere come si utilizza il lievito madre e come va conservato, anche di questo ho fatto un tutorial dove vi spiego tutto per filo e per segno, quindi adesso che il vostro lievito è nato vi spiego in quel tutorial come si conserva e come si utilizza. Ve lo metto intanto qui sopra se lo volete vedere subito,
E comunque lo trovate alla fine di questo video, quando c'è la freccetta che indica guarda un altro video. Ecco lì, comparirà questo video dove vi spiego come si utilizza e come si conserva il lievito madre. Adesso che il vostro lievito è nato, potete quindi conservarlo in frigorifero e rinfrescarlo. Ecco, come vi ripeto, se volete rinforzarlo ancora, continuate pazienti per altri 15-20 giorni a rinfrescarlo ogni giorno. Se proprio questa pazienza non la avete, tenetelo in frigorifero e rinfrescatelo però almeno a giorni alterni, oppure ogni 2 giorni, comunque rinfrescatelo spesso, perché anche se è nato, sappiate che il vostro lievito è giovane e quindi ha bisogno di essere rinforzato prima di poter dare dei buoni risultati. Quindi che cosa dovete fare adesso che questo lievito è nato? Vi dico subito, adesso fate un bel rinfresco, aspettate un'oretta e riponetelo in frigorifero. Poi chi vuole seguire il mio consiglio e continuare ogni giorno a fare rinfreschi dovrà fare così. Domani, quando volete, tirate fuori il lievito dal frigo, aspettate un'oretta, fate il vostro rinfresco, poi aspettate un'altra oretta e riponetelo in frigorifero, ok? E continuate così ogni giorno. Oppure chi non ha voglia o tempo di fare questi rinfreschi ogni giorno, lo farà ogni 2, lo farà ogni 3, e comunque si procede nello stesso modo. Quindi lasciando sempre il lievito madre in frigorifero, lo tirate fuori, aspettate un'oretta, lo rinfrescate e dopo un'oretta lo rimettete dentro. L'esubero lo potete usare per le ricette. Se volete iniziare ad usare il lievito madre, trovate le indicazioni su come si utilizza sul canale. Appunto, c'è una playlist che si chiama Lievito Madre Consigli, dove ci sono tutti i tutorial e tutti i miei consigli su come si gestisce, su tutte le vostre domande, ok? Ogni cosa che vi viene in mente sicuramente troverà una risposta in quella playlist. Ho fatto un sacco di video gestionali. Se invece volete proprio delle ricette specifiche, sempre sul mio canale trovate la playlist che si chiama Lievito Madre Ricette, e lì ci sono tutte le ricettine per utilizzare il lievito madre. Per usare l'esubero, come vi dicevo prima, c'è la playlist che si chiama Esubero Ricette. Per qualsiasi altra domanda o dubbio, venite sul mio gruppo Facebook che si chiama Lievito Madre Consigli e Ricette, dove ci sono io e ci sono 1000 altre persone anche più esperte di me che potranno aiutarvi e risolvere tutti quanti i vostri dubbi. Come vi dicevo all'inizio di questo video, trovate tutta la tabella di marcia e tutti i consigli per poter creare il vostro lievito madre anche su questo libro, il mio, che si chiama Lievito Madre Consigli e Ricette, che trovate su Amazon. Vi lascio il link nella descrizione del video. Qui ci sono tutti i consigli per crearlo da zero, per utilizzarlo, e tantissime ricette base per poter imparare ad usarlo, ecco, per fare il pane, la pizza, i dolci e anche alcune ricette con esubero. Vi lascio, come vi dicevo, il link in descrizione. Se all'inizio, quando lo inizierete ad usare, noterete che il vostro lievito è molto appiccicoso, come vi ho detto prima, aggiungete un pochino di farina per andare a riequilibrare un po', diciamo, la consistenza del vostro lievito madre. Ma non preoccupatevi, perché con il passare dei mesi il vostro lievito maturerà e raggiungerà da solo la giusta consistenza, proprio come è diventato il mio Valentino, che, come vedete, non appiccica più. Vedete, è proprio un bel impasto, eccolo qua, ed è anche piacevole da maneggiare. Anche l'odore, se all'inizio sentite che il vostro lievito è un po' acidello, quindi ha ancora quell'odorino di aceto, è del tutto normale. Questa acidità trova poi il suo equilibrio piano piano con il passare dei mesi, quindi non vi preoccupate se all'inizio lo sentite un po' acidello. Il mio lievito madre Valentino non è per niente acidello e non si sente per niente nessun tipo di retrogusto acido nei prodotti che sforno. Invece all'inizio, i primi tempi, si sentiva un pochino di retrogusto acido. Anche questa è una cosa che poi con il passare dei mesi migliora fino a scomparire completamente. Per fare in modo che questo processo acceleri, quindi per fare in modo che quell'acidità svanisca, che la consistenza del vostro lievito diventi quella ottimale, l'unico modo che avete è fare tanti rinfreschi. Quindi stare dietro al vostro lievito, avere tantissima pazienza e rinfrescarlo tanto. Se lo abbandonate lì e lo rinfrescate una volta a settimana, il vostro lievito sarà sempre acidino, appiccicoso e non vi darà dei risultati ottimali. Quindi seguite i miei consigli e vedrete che avrete un meraviglioso lievito madre e che sfornerete delle meraviglie. Vi do ancora un altro consiglio: visto che il vostro lievito è appena nato,
cercate di usarlo con ricette semplici, quindi magari iniziate da un pane semplice cotto in giornata, lo trovate nel mio canale, cominciate a fare una pizza, non, certo non fate un pandoro come prima ricetta con il vostro lievito madre perché è ancora debole e non ce la farà a far lievitare un impasto così tanto importante, quindi ecco vi consiglio di partire da ricette base, da ricette semplici e dopo piano piano quando il vostro lievito sarà maturo, quindi passati 5-6 mesi, potrete anche voi iniziare a fare delle ricette più complesse. Adesso, prima di salutarvi, voglio dirvi una cosa. Se avete visto questo video fino alla fine e avete portato a termine tutta la preparazione del vostro lievito madre insieme a me, vi voglio dare il benvenuto nel meraviglioso mondo della lievitazione naturale. E con questo benvenuto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao a tutti!